Consigliere Sala, questa vicenda dei parcheggi sta movimentando il clima politico cittadino e forse distoglie un pochino dal problema di fondo, le amministrative del 2023. Quando è che si comincerà a muovere qualcosa? Beh, le cose si muovono, non siamo mai fermi, per cui da parte nostra il centro-sinistra sta facendo la sua parte, ci stiamo... come ha visto anche oggi, eravamo uniti perché abbiamo cercato sempre di stare uniti come centro-sinistra in consiglio comunale, e altre sono le forze della città che stiamo catalizzando, quindi a breve posso dire che ci saranno delle novità, però non era un modo sinceramente di distogliere l'attenzione. Stiamo dimostrando ancora una volta che ormai siamo in fondo a un'amministrazione e i problemi, invece che essere risolti, stanno scoppiando nelle mani del sindaco. E oggi chiedevamo dimissioni dell'assessore, il ritiro delle deleghe, perché questa cosa dei parcheggi è veramente grida vendetta. Però è un po' il tema generale, cioè se non si sta sulle cose, se la cura della città non è quotidiana, e la parte politica lo deve fare, perché poi insieme i tecnici fanno, però sono i politici che presidiano, che dicono, che fanno. Almeno noi eravamo abituati così nell'amministrazione precedente, e quindi si vede nelle cose tipo questa dei parcheggi, piuttosto che anche su temi molto grandi in prospettiva come la TAV, dove c'è stato assolutamente per 4 anni il disinteresse, e poi il risultato è plastico in queste situazioni, cioè viene lasciata a fine estate un sistema che funziona, si arriva il giorno dopo ed è il disastro totale. E da anni si sapeva questa cosa, come la TAV, voglio dire, ancora di più. Ecco, sono dei modi per dimostrare, secondo noi centrosinistra, che questa amministrazione la città non l'ha curata, non se ne cura, perché probabilmente anche, come dire, c'è poco interesse, poco amore per questa città. E quindi noi come centrosinistra, ecco, per chiudere su quello su cui lei ha chiesto, noi veramente pensiamo di dire una prospettiva di una città curata, ecco, di una città amata, ecco, e che non vediamo.